abbiamo davanti il paragrafo 3 che introduce le coordinate curviline, dove qui per curviline si intende sia il fatto che abbiamo uno spazio rappresentato da coordinate cartesiane, facciamo trasformazione, per esempio in sferiche, e quelle sono curviline. Però questo non vuol dire niente se lo spazio poi diventa un oggetto curvo oppure no, Ok, no? Oppure no, invece propriamente curviline, perché diversamente non puoi fare perché lo spazio è curvo, lo spazio-tempo. Quindi ci sono tutte e no, rispiegami tutti due. e due perché è un punto che devo capire. Ci sono tutti e due gli elementi. Il Primo è. fatto che, per esempio, coordinate paraboliche sono coordinate curviline, coordinate iperboliche, coordinate ellittiche, coordinate sferiche, sono tutte curviline. Però Sì. potrebbero Però stare possono solo su rappresentare, spazio sotto possono avere piatto, uno spazio chiaro. piatto. Quindi il fatto che loro siano curviline Direi non implica ellittici. che lo spazio è curvo di per sé. Invece, per esempio, pigliamo una sfera. La sfera, quando noi la pensiamo in uno spazio tridimensionale. Lo spazio tridimensionale è euclideo. Essendo euclideo, la distanza è il teorema di Pitagora, quindi è piatto, perché i coefficienti davanti ai catenti sono tutti costanti e vale 1, no? Però se tutti vincoli a stare sulla superficie della sfera, la superficie della sfera è curva. La rappresentazione della superficie della sfera curva è uno spazio curvo. E non c'è Quindi, verso di e quindi rappresentare. le coordinate che stanno sulla sfera sono curviline. Se le fai piatte, cioè se le fai euclidee a distanza dritta, esci subito dalla sfera. Chiaro questo fatto? Sì, era questo il mio problema quando si adoperano i dirondo. Su dirondo, lì si esce dalla sfera in realtà. Però Questo è per questo è dico un espediente, incoativo. ecco. È infinitesimale, quindi non esco. Se lo sviluppo al finito, esco. Ed ecco perché c'è poi quel concetto strano di dire che cos'è un vettore? La derivata direzionale è un vettore. Quindi tutti i vettori hanno come base le derivate, non le derivate eseguite, ma gli operatori di derivata direzionale. Sì, la differenza tra questi due livelli io non la metto a fuoco, però sono affari Però in questo modo, avendo concettualmente. l'operatore di derivazione e siccome la derivata non viene eseguita, non usciamo fuori. Perché Ah, ok, bene, però come stiamo dire. indicando come fare senza farlo. Oppure si potrebbe dire basta che, rimania, che Che sia manteniamo il piccolo, livello infinitesimale, lo so, però quindi. allora esce fuori quella contraddizione che vi dico io. A livello non standard, cos'è un infinitesimo? È un oggetto che è maggiore di zero, ma il cui quadrato è nullo. Sì, se Cioè, vogliamo dargli quella accontentiamo di dignità di approssimazione del individuo. primordine, questo è. Vabbè, ma se dici approssimazione non hai la natura C'è il completa. concetto di limite, quindi questa è la derivata, un concetto di limite. E però potremmo anche usare la derivata senza il concetto di limite, cioè senza questo concetto di approssimazione successiva. È un livello superiore. Cioè, Però. storicamente la derivata è stata scoperta col processo di limite, ma una volta che c'è la derivata, non è più necessario il processo di limite, lo capite? Sì. E quindi può emergere un'astrazione in cui dico, quelle sono le derivate, non c'è il processo di limite, Sì, però le disaccoppio le due cose, disaccoppi, quindi non però è ti più perdi. un'approssimazione, no, non perdo nulla. No, ti perdi il livello funzionale a dare, come dire, la dignità dell'infinitesimo Quella è l'interpretazione geometrica della derivata, non l'oggetto derivata co come operatore che poi agisce come vuole. Io gli do un'algebra, Sì, una ho regola capito, algebrica vabbè, come poi agire, è può finita lì. Ecco, stare. Sì. Sì, questa viene scambiata sempre come una libertà che ha, diciamo, il matematico di indurre uno spazio astratto, quindi di crearsi, inventarselo.
c'è la componente di rondo X alto, è la componente controvariante, va bene? Altri intendi la L'indice numerica, alto. con l'indice alto, è la componente numerica controvariante del vettore di cui si va a calcolare il rapporto differenziale, giusto? Il punto è questo, quella componente lì noi la figuriamo come lineare nello spazio estrinseco alla curva. Certo, è lo spazio tangente, È rispetto alla lo varietà spazio rimaniale. tangente, Eh lo sì. spazio. Quindi di per sé è sempre più corta di quella vera, di quella calcolata lungo la curva. Quindi è intrinsecamente diversa dalla derivata lungo la curva. Se dovessi derivare rispetto a un DS particolare, avresti un numero che è maggiore. Il rapporto sarebbe minore, capisci? Non so se mi spiego bene. Sarebbe possibile. È quello che sto cercando di chiedervi. Io, la domanda che io ho in testa da parecchio tempo è vero che non ho avuto molto tempo di Allora, studiare questi verbi, ma su questa domanda non ho ancora avuto risposta. io stavo cercando di dirvi, la sfera immersa nello spazio euclideo tridimensionale ce la riusciamo a immaginare. Non riusciamo invece a immaginarci lo stare sulla superficie ed essere Certo. vincolati lì, perché ogni volta che l'immaginiamo manteniamo come retropensiero il fatto che comunque quella sfera è immersa nello spazio tridimensionale. Invece voi dovreste fare questa astrazione, dire non esiste più lo spazio tridimensionale. L'unica cosa che esiste è lo spazio bidimensionale curvo della superficie sfera. Ok, e Se quindi riuscite ad essere a quel livello lì di astrazione senza tutte le altre cose, siete in uno spazio curvo. Lì gli oggetti di operazione differenziale, gli operatori differenziali, non si preoccupano di dire ti porto fuori, non c'è il fuori. Capito? Non parte mi che non porta ci fuori. sia, E la beh, non c'è. normalità è la curva e quindi non c'è più il senso della domanda ti porto E fuori per appunto, quanto no, ce tempo, l'abbiamo per noi perché quanto. abbiamo l'immersione nella testa. Sì, però non mettere davanti delle. Non fasciarti la E testa. beh, ma lui lo fa. No, no, non è No, io vero, lo tant'è faccio, vero no, lo che. faccio perché c'ho l'altro problema. Che tutte queste robe qua, quando tu rappresenti una derivata, in realtà rappresenta sempre una differenza tra due vettori. Ora, due vettori, rapportati alla variabilità, quindi all'incremento del passo, diciamo, della componente controvariante. Quei vettori lì per noi normalmente sono vettori lineari, invece No, sempre nello i vettori spazio. appartengono sempre a uno spazio vettoriale, quindi lineare, quello sì, Sì, che però è lo ma spazio tangente della è varietà. nello spazio tangente, quello che loro chiamano il bandit. In realtà è questo che mi chiedo, in realtà quel vettore lì, se tu lo vedi estrinsecamente, è una curvetta, non è una rettina, questo voglio dire. Quindi alla fine le cose tornano perché la componente controvariante di quella, diciamo, di quella base curva, si allunga come quando è dritta, questo è, quindi alla fine il rapporto torna uguale, però non è una cosa immediata da No, vedere. Ma è una roba sporchina o è No, non è una roba sporchina, da non è sporca, è che dimostrare? bisogna prendersi. Cioè prendersene a carico di questo fatto Perché qua. io nel mio piccolo di pochi strumenti mi sarebbe bastato concettualmente il dire, l'assumere il fatto che se noi definiamo, se si può definire quel calcolo, cioè la rettilineità come assimilabile allo spazio curvo in quanto strumento che ci consente la calcolabilità. Ma non il fatto che quella rettilineità sia numericamente identica alla curva che sottende. No, no, proprio il fatto di Ah, essere rettilineo, però. ma se parli di rettilineità, stai introducendo una cosa che quello spazio, se lo Di metti persona come corte, come, hai estrinsecamente. capito? La Però. rettilineità non c'è più. Quello Vabbè, allora io parlo che chiaro. c'è nello spazio curvo, no, L'estrinsecità nello spazio ci deve curvo, essere la un cosa che livello di giace. estrinsecità, perché se no non abbiamo l'astrazione, non possiamo girarci intorno a questa roba qua. Allora, è Cioè, nel chiaro che noi senso. proveniamo mentalmente da un mondo euclideo.
perché quello che abbiamo ma conquistato, lascia no? perdere. È solo una questione di... Cosa succede? Ci sarà qualche caso. No, no, è perché non, è il tempo. Sono rimasto fermo e lui si è mosso. No, poi io sto camminando sulle No, uova, quindi non voglio farvi ma no, è una perdere. cosa abbastanza importante perché alla fine la definizione della... Non so come si chiama la base locale. Ma siamo sempre lì. Il concetto di base è molto legato al concetto di spazio rappresentato in forma cartesiana. Questo lo dici tu, continui a insistere, questo è un concetto tutto tuo. Per me no, No, perché la secondo me base tu non è una insisti parola troppo su questa roba qua. intrinsecamente Troppo? cartesiana. Sì. Non solo su questo esempio, ma sul fatto che non appena uno, cioè per dire, io potrei anche non dirti rettilineità, ti potrei dire Geodetica, la l'estrinsecità. geodetica. Sì, anche, ma comunque l'estrinsecità di quello Vabbè, strumento lì sentite, può essere funzionale. è questo il nodo, quindi proviamo ad affrontarlo con queste cose. È quello di cui stiamo discutendo, è il nodo da capire. Vediamo come si può capirlo. Ok. Beh, coordinate curviline. Poiché lo studio dei campi di gravitazione o dei campi equivalenti, la frase campi equivalenti la capite, Sì, perché l'altro... no? Sì. Esige l'esame di fenomeni in sistemi di riferimento arbitrari, si dovrà sviluppare la geometria a quattro dimensioni in una forma valida per coordinate spazio-temporali curviline arbitrarie. L'arbitrarietà è già nel fatto che se è arbitrario il sistema di riferimento, generalmente va a finire su una roba che è curvilinea. E poi però c'è una garanzia che è proprio arbitraria. Allora, cosa dobbiamo fare a questo punto? Trasformazione da un sistema di coordinate spazio-temporali ad un altro. Quindi consideriamo la trasformazione da un sistema di coordinate spazio-temporali, e quindi diamo il quadrivettore x0, x1, x2, x3, ad un altro spazio-tempo, e quindi diamo il quadrivettore x'0, x'1, x'2, x'3. Come passiamo da uno all'altro? Tramite delle funzioni fi, che quindi la i va da 1, da 0 a 3, e quindi sono quattro funzioni, xi, fi di x'0, di x'1, di x'2, di x'3. Le fi sono funzioni. Basta, non dobbiamo dire altro. Sì, vabbè, dire che le funzioni sono differenziabili, appartenere a C infinito, quello che devono, insomma, quella è tutta una parte di proprietà matematica delle funzioni, no? No, non è questo il mio Però punto. quello lì non ce No, adesso l'ho. arriverà, Non è credo. questo. Dai, andiamo Ora, quando noi avanti. Prego. abbiamo da fare una derivata, è chiaro che stiamo derivando la funzione di trasformazione. Però poi, per abitudine, la si chiama col nome della coordinata su cui arriviamo con quella funzione, no? Per cui, se deriviamo fi, noi quella derivata la chiameremo derivata di xi. Ok, tutto bene. I differenziali delle coordinate spazio-temporali si trasformano secondo le formule. Allora, noi dovremmo quindi costruire il dxi. Il dxi è il differenziale delle nuove coordinate tramite il differenziale delle vecchie, cioè di x' k, chiamandole quelle con l'accento le vecchie, no? Allora, già la forma matematica te lo dice, però anche l'intuizione fisica. Il differenziale delle nuove è il prodotto delle derivate delle nuove rispetto alle vecchie per il differenziale delle vecchie. E questa è la 6. Questo fa capire, nel fare la derivata, dove stanno le vecchie e dove stanno le nuove. Le vecchie stanno sopra, sotto, e le nuove stanno sopra. Allora, questo lo si chiama trasformazione in modo controvariante. E allora chiameremo quadrivettore covariante una collezione di quattro quantità indiciate da i a i. Controvariante. Ha detto controvariante. Sì, no, adesso avevi detto covariante. Ho detto covariante? Ripeto. Sì, no, Chiameremo ok. quadrivettore controvariante una collezione di quattro quantità, quindi un insieme di quattro quantità, che si trasforma durante un cambiamento di coordinate spazio-temporali come i differenziali delle coordinate, no? E quindi queste sono la trasformazione dei differenziali, quindi AI nuovo deve essere ottenuto dalla A' K vecchio, tramite il fatto che metti le derivate in che modo? Con sopra le nuove e sotto le vecchie. Sì. Va bene?
Invece se guardiamo come si deve trasformare una funzione scalare, la φ per esempio, detta funzione scalare, le derivate di φ su dxi, che sono il gradiente di φ, no? Si trasformano secondo le formule, dφ su dx uguale dφ su dx' per dx' su dxi. Questa è la regola chain rule, Certo. no? E allora vedete che le derivate vecchie stanno sopra, cioè la parte vecchia sta sopra e la parte nuova sta sotto nella derivata. Quindi è un modo diverso da prima. Allora, come si trasforma la derivata di una funzione scalare è un modo principale da osservare per dire ho una quantità che la chiamerò covariante, quadrivettore, bene, una certa quantità si chiamerà quadrivettore covariante se si trasforma secondo quella forma, cioè avendo le vecchie sopra e le nuove sotto. Ecco, questa definizione qui è sufficiente per dire cos'è covariante e cos'è controvariante. Poi il fatto che si sia chiamato controvariante una cosa. Comunque, il controvariante è facile da capire. Se voi avete la base di riferimento, l'unità di riferimento, le coordinate che ottenete di un controvariante sono certi numeri. Ora, immaginiamo di ingrandire l'unità di riferimento. I numeri che ottenete sono più grandi o più piccoli? Sono più piccoli, dello stesso vettore. Sono più piccole. Quindi come dire, le basi le abbiamo ingrandite, i numeri che sono le componenti del vettore sono rimpicciolite, quindi variano in senso contrario a come Sì, varia. se E una quindi, moneta vale di più, ce ne basta di meno. e quindi controvariante vuol dire solo Controvariante. questo, il comportamento opposto covariante, quindi vuol dire che variano insieme. Vi torna che non siamo ancora entrati nel problema che dignità concettuale diamo Allora, a. non ci sono entrati perché in realtà qui non se ne parla proprio, nel senso che questa roba qui è Fa funzionare il legata calcolo? solamente al valore, numeri su numeri. Cioè, non si parla mai di vettore calcolo, nel senso nel fisico senso del termine. fisico No, geometrico. geometrico, perché entriamo in questo Questo dettaglio, l'ha detto lui. fisico. Qui ancora non c'è bisogno perché siccome qua sono solo numeri. No, No, non è vero. non è vero. Allora, questa, la scrittura 7 e la scrittura 9 sono numeri 6i e K che ricompaiono, sono gli indici 0, 1, 2, 3 e li specializzo e dico i vale per esempio 0, allora c'è il numero A0 sopra, poi c'è questa derivata e poi il numero A0 col primo, no? E quindi sono proprio numeri, va bene. Ma se queste i e queste k le vediamo come indici astratti, quello è già il vettore. Allora, è un vettore E astratto, quindi non si questo discute. oggetto qua è un tensore. Sì, è un vettore astratto, non si discute, è un vettore di tipo algebrico, non si discute. Non è necessariamente un vettore né geometrico né fisico, ok? Al momento, che Ma cos'è un no, vettore? e Che infatti, cos'è un vettore deve geometrico e un essere. vettore fisico? Non ho capita questa. Cos'è? Stai dicendo che esistono i vettori geometrici e i vettori fisici che sono diversi dai vettori astratti? Yes, sir. Sono una particolarità di loro, perché per avere uno spazio lineare, uno spazio fisico, devi avere una base, perché altrimenti questi qua sono solamente le proiezioni sulla base particolare di una situazione particolare, come sono le gamma, come tante altre cose. Quindi in quel senso lì il vettore reale, diciamo quello materiale, quello fisico, quello geometrico, come lo chiamo io, ha bisogno di una base, poi tu individui quel vettore utilizzando quella base e moltiplicando i vari elementi della Ma base io per un numero che ti faccio una sarebbe. domanda. I vettori come concetto sono nati, scoperti, inventati, fai quello che vuoi tu, prima o dopo che sono state scoperte le basi? Allora, il concetto di vettore, come lo conosciamo noi dal punto di vista della algebra astratta, è chiaramente successivo. Però all'inizio è stata un'interpretazione del vettore storico che era proprio la freccetta che indicava un punto in un piano specifico. Ma non c'erano le basi. E le basi c'erano, No, erano erano implicite, ma non c'erano. implicite, non c'erano, non ne aveva bisogno, ma dal momento in cui lo trasformi hai bisogno di una base, perché altrimenti non puoi Questo lo fa utilizzare. la Grinza, Però dobbiamo ma secondo me non è in conflitto con quel, cioè No, non scusa, è non è in no, 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 c'è conflitto, un conflitto bisogna enorme perché capire lui che dà un tipo di carattere assoluto esplicitazione. al bisogno della base.
E quando saremo di fronte a vettori o spazi che non hanno basi, voglio sapere cosa fare. Intanto cominciamo a vedere cosa fai quando c'è la base, perché noi normalmente la base abbiamo un'unità di tempo, ce l'abbiamo, per esempio, non è che noi non Ma usiamo l'unità di tempo che l'unità abbiamo è l'unità di tempo proprio, cioè quello che io uso con il mio di tempo. Ce l'hai, orologio. quindi la base c'è. Fenomeno logico. Sì, assolutamente, lo devi fare, se non so fare logico, non Sì, stiamo ma la facendo. struttura non è la fenomenologia. E allora dovresti dare una definizione diversa. Ma comunque andiamo, io queste cose qua me le continuo a interrogare, figurati. Vabbè, però se mettiamo come mattoni che non possiamo andare avanti, dobbiamo andare No, avanti. no, mi impedisce di andare avanti anche questo. Allora, quindi, allo stesso modo si definiscono i quadri tensori, perché finora abbiamo definito soltanto cosa sono i quadri vettori controvarianti e i quadri vettori covarianti. Adesso possiamo definire in questo modo anche i quadri tensori di diversi ordini. Perciò un quadritensore controvariante di ordine 2 o rango 2 è un insieme che ha due indici, i due indici siccome vanno da 0 a 3, 4 per 4, 16 quantità, che si trasforma come il prodotto di due vettori controvarianti. Cioè secondo la legge quindi. AiK, adesso questo non è più un vettore, ma un vettore di vettori, quindi è un, come si chiama? Un tensore. Allora, siccome ci sono due indici, dobbiamo fare la derivata delle nuove rispetto alle vecchie per il primo indice, poi ancora la derivata delle nuove rispetto alle vecchie per il secondo indice, e poi moltiplicarlo per il vecchio tensore con i due indici, che sono i due indici secondo cui abbiamo derivato. Vedete? Quindi ecco che c'è LM che sono nuovi indici. Ora, LM sono saturati dalla sommatoria convenzione di Einstein e quindi tutto questo oggetto ha soltanto liberi I e K, quindi è un tensore di ordine 2. Altrimenti se guardi soltanto questo qui è un tensore di ordine 4 perché ha 4 indici. Però siccome lo moltiplichiamo e quindi c'è la contrazione tensoriale, alla fine di quei quattro indici ne rimangono solo due liberi ed è questo qua. Quindi quello è come si trasforma un tensore controvariante. Invece il tensore covariante di ordine 2 si trasforma secondo la legge che è l'inversa. Quindi AiK è il nuovo tensore, il vecchio è A' LM. Allora I, che è l'indice del nuovo, diventa l'indice del nuovo, ma secondo cui deriviamo, perché deve stare di sotto il nuovo e il vecchio deve stare di sopra, e così abbiamo dx' L su dxi, dx' M su dxk, A' LM e LM sono saturati, quindi questo è libero in I e K, quindi è di ordine 2. Scusa, perché adesso con i tensori si sviluppa sempre di più quel dubbio. Non c'è un modo, perché secondo me Fai la domanda, non fare le premesse. le Oh. basi, e no, se no di tradurre quello che lui È uno sforzo troppo grande per me per farlo. no, ma sono io incapace di riassumere quello che c'è nelle tue di parole, perché secondo me quando c'è già, però è una base di tipo diverso. Allora, vi vengo incontro. La rettilineità, in un certo senso, si mantiene perché c'è il distorto lì, la derivata parziale. Nel Allora concetto di togliamo derivata, bomba e no, differenziamo. perché nel Sì, è concetto lì, di, allora, nel concetto di infatti. derivata parziale, o di derivata direzionale, come volete chiamarla, c'è il senso di dire sto andando in quella direzione, quindi produco una specie di rettilineità. Certo. Ma non la metto in atto. Sì. Ecco che quindi posso chiamare vettore l'operatore di derivare. Quello è un vettore. Questo Sì, non ti allora, no, soddisfa. allora, per me va No, bene. Quando chiedimi. lui è tornato su e ha definito che x' che xi alto è uguale a fi alto, quell'equazione lì non ha bisogno né di base né di cazzi né di madonna, è semplicemente una funzione di funzioni. E Sì. non stiamo pensando a che spazio sia. Questa derivata qui non ha bisogno di nessuna interpretazione geometrica, dice solamente che quel punto va là. Punto. E quindi su queste trasformazioni, questi giochi sono, secondo me, assolutamente legittimi. Ok? E quando li attacchi accanto a un differenziale,
che io mi interrogo, perché quella diciamo, Però, è quanto viene percorso sulla no, trasformazione, perché, però è allora, sempre. fermi un attimo, perché lui dice no? Perché ogni volta che vede un differenziale lui lo vuole percorrere, capito? Io vedo questo vincolo. Se invece, ecco Non il serve. concetto di parola inquadrativa che io uso, se tu invece hai la forma del differenziale, ma non la interpreti geometricamente il differenziale, sei salvo. Ma anche perché è intrinseco nel concetto di differenziale, Sei essere salvo perché non ti fai una infinito. domanda, se te la fai o sei più salvo, uno se la fa e allora tu salvo, questo vuole tutti. Perché non Ma no, devi momento, poterti fare no, la ma no, ma no, domanda? momento, No, ma qui non è che non si fa la domanda, non si piglia la conseguenza è che tu ti fai la domanda e dici, quindi il differenziale è un oggetto che va percorro e percorso, quindi non vedo più, capisci? Quindi non so, ti sei fatto solo la domanda, ti sei dato anche la risposta, perché per la far la risposta. domanda è lecito, sospendere il giudizio su quella domanda anche, ma tu non fai la sospensione, Ok, allora ok? aiutami, fare la sospensione vuol dire questo differenziale, perché noi di differenziale sempre stiamo parlando, e tu mi dici che al primo ordine vale qualche cosa, diventa zero al secondo, ma al primo mi hai detto che funziona, è una lunghezza, ed No, è no, quindi no, no, perché lunghezza è già una percorrenza è la geometrica. percorrenza su quella superficie di cui stai parlando. Ecco perché siamo nei casini. Perché, L'italiano non ci no, aiuta, fermi un neanche attimo. l'inglese. No, fermi un attimo, vi dico una cosa importante. Perché siamo nei casini? Perché ogni volta che pensiamo alla superficie, abbiamo una superficie geometrica. Adesso fermiamoci un attimo e guardate questo. Se voi avete un gruppo che si chiama gruppo di Lie, no? A questo gruppo di Lie è associata un'algebra di Lie che vi permette di fare determinate cose, no? Ecco, cos'è un gruppo di Lie? È una varietà riemanniana, o meglio, no, neppure riemanniana, differenziale. Probabilità differenziale, Ma no? non è una superficie. Perché, per esempio, tu puoi costruire un gruppo di Lie prendendo una equazione differenziale, no? Poi fai delle trasformazioni infinitesime di questa equazione differenziale e trovi quelli che chiami gli infinitesimi, ovvero l'algebra di Lie. Con quell'algebra di Lie rivedi le simmetrie che ha l'equazione differenziale. A questo punto, con quelle simmetrie, ti puoi costruire uno spazio astratto in cui il gruppo di Lie, rappresentato da quelle simmetrie, è una varietà. Ma non c'entra niente la geometria. Poi non farcela centrare, capito cosa voglio dire? Ora è chiaro che noi siamo abituati poi a fare i metri, i numeri, e quindi torniamo sulla geometria, no? O No, meglio, su una parte di quella geometria, perché anche la geometria sì, adesso è chiaro. molto astratta, no? Quindi andiamo su una parte di geometria che interpretiamo come lo spazio fenomenologico, quindi le superfici, però Ma dobbiamo. allora c'è da chiedersi la prima frase che tu hai detto, che senso ha? Quella prima qual è? Quando tu stai parlando di coordinate spazio-temporali curviline arbitrarie. Allora, il punto è questo, se noi parliamo di coordinate, è chiaro che le coordinate le facciamo in uno spazio euclideo, lì siamo capaci di farle. Guardate il pavimento, quello è un reticolo, quelle lì sono coordinate dello spazio piano, non piatto, intendo bidimensionale. Se parliamo di coordinate spazio-temporali, ma che dobbiamo generalizzare perché dalla relatività ristretta ci stiamo stretti e andiamo verso la generale, dobbiamo svincolarci dall'aspetto di coordinate dritte. No, io non ho No, fatto ma aspetta, ma come niente facciamo a svincolarci? di Non possiamo cancellare il concetto di coordinata, quindi manteniamo il concetto di coordinata e lei ci porterà dietro un retaggio di essere dritta. E però le coordinate sono curviline e poi anche arbitrarie, quindi quell'arbitrarietà mi gioca sulla Sì, rettilineità. secondo me tu ci metti anche troppa roba, nel senso che la coordinata in sé può anche non portarci dietro nessuna roba a retaggio, basta pensare Eh no, un perché concetto di Einstein regolarità. vuole che tu fai la trasformazione che vuoi delle coordinate, qualunque, e quindi generale, quindi principio di covarianza generale. E allora Un foglio bianco. puoi fare delle cose semplici, ma anche delle cose te lo vuoi Questo te. qua e questo qua e questo che lui ha evidentemente è il sistema cartesiano, quello che è già disegnato.
Ma io mi metto delle cose come le faceva il buon Riemann. Cioè, tu hai un sistema di coordinate così, e questa è la varietà. E poi ne metti dentro un'altra. No, aspetta, aspetta. No, 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 no. E poi ne metti dentro un'altra. Io ho No, sempre ragionato così. no, fermati un attimo. No, non mi voglio fermare, voglio almeno raccontarti le cose che ho in mente io. Io ho sempre ragionato in questi termini. Qui localmente, Quella non è la varietà. queste sono varietà riemanniane, così No. come l'ha definito Riemann nel suo libro. Può darsi che abbia No, scritto un no, secondo libro dove le ha sei definite d'accordo. diversamente, ma però lui le ha definite così. E se guardi il libro di Riemann, che lui parla di queste cose, così le definisce. Va bene? Oh. Allora, il problema è questo qua. Questo qua è un reticolo che individua, associa ad ogni punto un qualche cosa, che è il numero di questa varietà qua. Questo processo qui è la costruzione di una carta che Sì, sovrappone la varietà, capito? certo. Quindi il punto è questo, la varietà esiste senza la carta. Tu però hai, tu essere Riemann o chiunque, hai bisogno di trattarlo con gli strumenti differenziali integrali. Allora costruisci un concetto che è la carta. La carta la adatti sopra la topologia della varietà. E tutto quello che stai dicendo tu appartiene alla carta, non alla varietà. Quello che sto cercando di spiegare, quello che cercando di capire quando tu hai scritto quella frase lì, perché allora qua ci sarà il bundle, come si dice in italiano il bundle? Fibrato. Il fibrato locale, e qua dentro avrai una base locale, che sarà diversa dalla base che c'è qua, perché ogni punto è una base diversa, giusto? Questa è la base così, questa è la base così, e in ogni punto potrai fare i tuoi scherzi differenziali. E questo è, va bene? Questo ragionamento qua. Non mi dà, non mi riesce a spiegare così come l'ho disegnato. Aspetta, allora, primo punto. Quando tu fai un lavoro qui e metti una base, no? È chiaro che puoi mettere una base, quella che hai messo, oppure un'altra un po' girata, come vuoi. Però hai messo una base. Mettendo quella base hai creato quello che si chiama lo spazio tangente e quindi hai un fibrato Un fibrato tangente. tangente. Qui ne hai un altro. Un altro, certo. Poi però, tutti i fibrati tangenti di tutti i punti, astrazione, li proietti dentro un fibrato generale. Ed è quello che ti garantisce tutto il meccanismo. Cioè devi riuscire ad associare ogni punto a dire ogni punto è generico, però è particolare, e beh, mantengo la genericità e mi costruisco un fibrato nuovo. Non è che lo costruisci, Cioè, secondo me bisognerebbe esiste, dire, ho detto costruire per capirci. sì, ma nel senso che quello è l'unico modo per rappresentarcelo e quindi per poterne associare la singolarità pur La particolarità nella con la generalità. esatto, Certo, perché sono contraddittori, no? sì, L'aspetto generale apparentemente, sono sempre certo, contraddittori, l'aspetto generale e l'aspetto sì. particolare. Questo implica tante cose, ma le stiamo esplorando, quindi man mano le segnaliamo. Di colpo non c'è nulla che si possa fare. Sai che a me torna in mente quando quel vecchio teorema di Leibniz, dei primordi del rettangolino Quello che che viene mancato. infatti che lì è un bel problema perché Non è che è un no, problema no, è un che problema dice perché che è quel pezzo lì tutto. che è il doppio prodotto, però lui dice che si annulla. Si annulla al primo ordine, certamente. Io queste cose a me mi interessano perché secondo me qui c'è una domanda da Però aspetta, farsi, ma c'è capisci? una cosa importante. Allora, quella roba Dimmi. lì si annulla per avere il calcolo differenziale, diciamo, del Certo, primo ordine, ma se invece non la fai annullare, hai il calcolo differenziale del secondo ordine, del terzo e così via. E quindi. tu stai parlando di quest'angolino qua, no? Quell'angolino lì è la cifra dell'astrazione, del distacco Certo. che dobbiamo. Ma questo qua è semplicemente che diventa Ho H quadro. capito, però concettualmente non Uguale a è. 0 più freddo di H, questo qua. E beh, l'ordine di infinitesimo è proprio quello. Ci dentro Grazie. tutto. Le velocità di andare Sì. verso lo zero. Ma siccome tutto il problema che noi andremo ad affrontare, secondo me, sarà legato alle singolarità, avere idee molto chiare su questo punto
serve perché. Sì, ma io mica ho obiettato niente, però bisogna distinguere quando qui stiamo facendo ancora strumentazione ordinaria a quella straordinaria. Ok. Procediamo, sigitur. Allora, Che viene tradotto con adunque, adunque. questo perché. Allora, le definizioni date sono la generale. Ah, sì, dobbiamo vedere. Allo stesso modo si definiscono i quadri tensori di diversi ordini. Perciò un quadro tensore controvariante di ordine 2 è un insieme di 16 quantità che si trasforma come il prodotto di due vettori controvarianti. Cioè, secondo la legge, AiK uguale DXi sopra, DX' L sotto, DXK sopra, DX' M sotto, A' LM. Un tensore covariante di ordine 2. AiK si trasforma secondo la legge e abbiamo i vecchi sopra e i nuovi sotto, e ne abbiamo due. E se ha per un tensore misto, l'indice I sta sopra, quindi lui come nuovo sta sopra e il vecchio sta sotto, perché è controvariante. L'indice K è covariante, sta sotto, allora il vecchio sta sopra, x' m, e il nuovo xm, xk sta sotto, e gli unici liberi qui adesso sono i e k che stanno sotto, no, aspetta, i che sta sopra e k che sta sotto, che sono proprio gli indici, uno controvariante e l'altro covariante, quindi quello è un tensore misto. Le definizioni date sono la generalizzazione naturale delle definizioni dei quadri vettori, quadri tensori in coordinate spazio-temporali galileiane, vedi notebook 3.3, in virtù delle quali i differenziali di xi formano un quadrivettore controvariante e le derivate di φ su di xi un quadrivettore covariante. Ma adesso guardate questo periodo, la nu nuova frase. Ma mentre in un sistema galileano, cioè minkowskiano, le coordinate spazio-temporali stesse, cioè capito, il quadrivettore, il Sì. quadrilateralmente vettore, e non solamente i loro differenziali costituiscono un quadrivettore, non è più così in coordinate spazio-temporali. Questa è bella, E questo è il punto che lui si chiedeva. perché c'è il compattamento implicito che può farci dimenticare che ci sono due livelli invece che uno. Sì, esatto. A questo punto, no, niente, io non sono contento perché dice, a questo punto c'è bisogno di una definizione, dov'è che eravamo, scusa? Qui, ma mentre, in alto, ecco qui. Ma Ma mentre in un sistema galileiano. cos'è allora un quadrivettore? Qua lo intendo in maniera algebrica. Questo è solamente un filotto di numeri. Allora, no, beh, no, un momento, algebrica vuol dire un filotto di numeri. Casa mia sì. Cioè, l'algebra astratta è un filotto di numeri. Differenziabili finché ti pare, ma sono un gruppo di Ma per me la numeri. già passata non sta giù, la posso schiacciare No, con le dita, io sta su. ho detto Vabbè. quello, era per. Sì, So no. cos'è l'algebra astratta. Se non lo so. Beh, comunque, questa frase non ti piace? No, perché tu continui a passare da essere arrapatamente legato al vettore fisico e poi a buttarlo via quando ti dà No, io fastidio. non butto via No, non niente, butto perché è niente come il via perché maiale. in questo caso qui è No, è come. vero, non si butta via niente. Secondo me non ha buttato via niente, però ha distinto una roba Il concetto è questo, che se nello noi spazio-tempo prendiamo è il filotto di implicita. numeri, come dici tu, in uno spazio-tempo curvo, non abbiamo un quadrivettore. Pensava San Dio, allora siamo d'accordo, siamo, maledetto Orleo. Ma no, siete sì, Perché non perché. siamo? Però No! se fai il differenziale di quel filotto di C'hai numeri, ancora! no, ce l'hai. Quello è il Hai un punto. altro vettore Hai reale. un Hai quadrivettore. un quadrivettore, certo. Ma quadrivettore reale, nel senso che è proprio un vettore. Questo reale, madonna E no, è santa. importante sapere. No, ma perché tu lo dici in maniera provocatoria. No, allora. Vabbè, ci svilupperemo la sensibilità a Vabbè, dai. queste cose praticandole. Le regole secondo le quali si formavano in coordinate spazio-temporali galileiane quadri tensore per moltiplicazione o contrazione di altri quadri tensori sussistono anche in coordinate spazio-temporali curviline. Ci si può assicurare con relativa facilità che in virtù della legge di trasformazione 7 e 9, quelle lì che abbiamo visto, no? Le prime, questa è la 7 e questa è la 9, in virtù delle. Il Con prodotto. relativa facilità, Eh? no, era una battuta, avevo detto. Comunque? Con relativa Sì, facilità. sì. Il prodotto vettoriale di due quadrivettori,
E quindi no, scusa, ho sbagliato. Il prodotto scalare di due quadri vettori AIB è effettivamente invariante. E guardiamo subito il perché. Quando stiamo facendo AI per BI, è chiaro che stiamo ottenendo, come dire, un oggetto nuovo da un oggetto vecchio che quando era vecchio si chiamava A' L, B' M, quello del prodotto scalare vecchio. Sì. Per passare al nuovo dobbiamo metterci qui queste trasformazioni che sono la derivata di indice I controvariante rispetto a X' L, perché abbiamo un indice, perché la L, vedete qui, è controvariante, quindi deve avere sotto la L. Poi dx' m su dxi perché m è un covariante. E in questo modo viene fuori che AIBI si trasforma così. Ma quando facciamo questa trasformazione, cominciamo a saturare. Vedete, qui c'è la i e qui c'è i. Saturando, tutto questo oggetto si contrae in dx' m su dx'l. Per A'L, AB'M. E adesso questo che cos'è? È la delta di Kronecker, no? E quindi quando L è uguale a M, allora questa M diventa L, A'L, B'L. E quindi abbiamo che è invariante. Hold it. Delta di Kronecker è quella Quella che quando gli indici sono diversi è 0, quando gli indici sono uguali è 1. È la matrice identica, la matrice identità. No, aspetta un secondo, non l'ho ancora. E questo si vede dal fatto che Questa derivata il numeratore qui in pratica cos'hai? Hai la vecchia coordinata, ma la stai derivando per la vecchia coordinata. Quindi quando l'indice L e Ah, sì, l'indice M vabbè. sono uguali, viene 1 perché sono Ok, uguali. perfetto. Quando M e L sono diversi, 0, perché una non di sono indipendenti, Direbbe un fisico che di rondo xi alto va via con di rondo xi no? alto. Sì, si Un semplifica. matematico si Sì. Non lo dico, ma non lo no, direbbe ma dico, si perché un semplifica. matematico si Quindi, incazzerebbe, però alla fine semplificando. va bene. Semplificando va bene. Cioè, No, no, è è così, no, semplice. questo lo so come Però guarda che, funziona. no, ma aspetta, secondo me anche qua è solamente perché il fisico ha saltato un paio di passaggi e il Certo. matematico non vuole che si saltino i No, passaggi. Però chiaro. non è che stiamo parlando di due robe diverse, No, nella ma difatti qua va sostanza. bene, ma qua lo Adesso sappiamo. siamo Questo, difatti vecchi. questo è un vecchio gioco tra Ah, fisici e la matematica. definizione di quadri tensore unità delta IK, che è la delta di Kronecker, sussiste in coordinate spazio-temporali curvilinee. Qui ancora, delta IK è uguale a 0 per i diverso da K e delta IK uguale a 1 per I uguale a K. E quindi la delta IK, avendo due indici, viene fuori una matrice No, ma 4 questo per qua è 4 in cui la matematico. diagonale è tutta 1 e gli Sì, altri 0. sì. E allora, dimmi solo a che punto siamo qua. Cioè, avendo definito e dimostrato che cos'è un quadritensore di Ma come si questo trasforma un quadritensore? Sì, quindi che cos'è un quadritensore? Sì, giusto. rispetto a il poter definire lo spazio al di E là, no, cioè perché non siamo ancora allora, adesso adesso. abbiamo gli strumenti, tra un Sì. po' vediamo cosa fa la metrica. Quando avremo la metrica ci dà informazioni sullo spazio, vediamo come impacchettando la metrica secondo certe piegature ci viene la connessione. Dalla connessione riusciamo finalmente a ricostruire un concetto di Sì, però derivazione. che rapporto. No, Dalla vabbè, adesso. connessione riusciamo quindi a costruire la curvatura, il tensore di curvatura. E allora finalmente abbiamo gli elementi per dire che quello spazio è curvo o non è curvo. Guardiamo se il tensore di Riemann è diverso da zero ed è curvo. Quindi dove siamo? Siamo indietro, siamo Sì, alle aste. ok. Inoltre succede questo, supponiamo di avere un quadrivettore e lo indiciamo con l'ordinamento K, a K è un quadrivettore, lo moltiplichiamo per de delta IK, che anche lui è un quadritensore, Adesso dov'è che sei? O mi stai dicendo no? No, o su quella riga lì. stai. Ah, definiamo ancora. Ah, sì, là in alto, ok. Allora, il prodotto a K delta IK, che cosa ci dà? Quando K e I sono diversi, delta è 0 e quindi AK sparisce. No? Quando I e K sono uguali, AK sussiste, ma invece di K si chiama I e quindi viene AI.
Sì. Perché sopravvive solo quando K e I sono uguali, quindi K uguale a I, e il K, devi mettere in tutti i K la I. Delta II vale 1 e quindi hai I. Quindi mi rimane a K AI, non la K, covariante. AI. No, sì, ma io ero partito da AK covariante, No, che era no, delta. no, AK è il controvariante. Sì, scusa, Per controvariante. delta IK Per delta IK, quindi mi rimane sostituisco. ancora lui, il quadrivettore con l'altro ordinamento. Però quello che è interessante è che prendendo un vettore e moltiplicandolo per un oggetto e ottenendo un vettore, l'oggetto che hai usato è un tensore. Perché solo i tensori moltiplicano un vettore lasciandolo vettore. Ti è chiaro questo? Allora, se tu hai un oggetto che non è un tensore, Sì. lo usi per moltiplicare un vettore, chissà cos'hai. Solo nel caso che l'oggetto sia un tensore, se lo moltiplichi per un Per vettore, un ottieni un vettore. vettore. Ok. Allora, quando tu hai un oggetto che non sai se è un vettore, lo moltiplichi per un vettore, vedi che ottieni un vettore, dici quell'oggetto è un tensore. Ah, ok. È un modo per riconoscere se quello è un tensore oppure no. Cioè, quindi abbiamo ancora un quadrivettore, questo fatto mostra bene che delta è un tensore. Il quadrato dell'elemento di lunghezza in coordinate spazio-temporali curviline, e qui sarebbe contento lui perché abbiamo chiamato di lunghezza, è una forma quadratica dei differenziali, quindi ds quadro. Però scusa, secondo me si prova a pensare se linguisticamente non si possa trovare due sinonimi, Non ce uno n'è. per lunghezza e Sì. uno per quell'arbitrarie all'inizio. Allora, no, non c'è la possibilità, perché noi la lingua l'abbiamo sviluppata evolvendoci in uno spazio, tempo, piatto. Ma perché rimanere semplice? Cioè, la lingua si può Ma infatti, anche a usiamo la livello. matematica e ci siamo. Cosa vuoi da me? Siccome alcuni passaggi li descrivi discorsivamente, se è più efficace anche l'utilizzo del Basta, basta fare il segno. distinguo, comunque Vabbè, non si possono introdurre parole per tutte le cose. Comunque qui la parola lunghezza vuol dire, siccome la lunghezza geometrica è una distanza, quella, la distanza euclidea, cioè il teorema di Pitagora, posso usare la parola lunghezza come metafora della distanza di quando è una distanza. E quindi chiamerò elemento di lunghezza il ds quadro, anche se so che non è una lunghezza, cioè non è una distanza. Il quadrato dell'elemento di lunghezza in coordinate spazio-temporali curviline è una forma quadratica del differenziale, quindi è ds quadro uguale gik di x di xk. Questa è la 13. Essendo le gik funzioni delle coordinate spazio-temporali. Le gik sono simmetriche sugli indici i e k, quindi gik uguale gki. Poiché la contrazione di gik con il tensore controvariante di xi di xk dà uno scalare, cioè la saturazione degli indici, le gik costituiscono un tensore covariante. Lo si chiama tensore metrico, perché ogni volta che voi avete un oggetto che non sapete cos'è, lo moltiplicate per un oggetto che è un tensore, l'oggetto che non sapete cos'è potrebbe essere dello stesso ordine dell'altro, ordine 2, e ottenete uno scalare. La certezza che ogni volta che fate questa moltiplicazione vi dà lo scalare implica che l'oggetto è un Un tensore. tensore Perché lo state moltiplicando per un tensore. anche. Questa roba qua matematicamente fila o c'è del marcio in Danimarca? No, fila. Però No, aspetta, no, ci perché sono. no, No, non è una quindi battuta, questo era va per bene, la capire. domanda che faccio io è questa qua. Qui le GK, questo da un attimo su, le generi, diciamo, le inserisci qua, giusto? Sì. Quindi dici, affermi, che il quadrato della luce, che quell'elemento lì, che ds quadro, dato da quella quadrica lì, si chiama quadrica, come la chiami tu, Qual la forma era? quadratica, GK Sì. di, è l'elemento che noi definiremo lunghezza, che poi sarà l'intervallo, quello che. Okay. Io parto normalmente, e forse questo non va bene, dall'altra definizione di GK, ossia che Le i basi. prodotti delle basi. Insomma, allora, quella è la definizione geometrica di GK. La mia domanda è,
è sospesa, è cancellata, è sottesa, Allora, diciamo la così. buttiamo via, non ne No, parliamo no, più. allora, abbiamo di fronte un problema che è questo. Sono 100 anni, 110 anni che Ah, c'è la relatività ma forse generale. lui non ha chiaro, hai capito quello che ho Sì, detto io. ma secondo Ci sono me. 110 anni che c'è la relatività generale. Sapete che la relatività generale l'ha fatta Einstein. Sapete che Einstein non ha costruito l'apparato matematico, se l'è dovuto imparare lungo il percorso, mentre scopriva la relatività generale. Chi ha fatto l'apparato matematico, Ricci Curbastro e Levi Civita, avevano scoperto uno strumento nuovo che poteva andare bene anche per la geometria, ma andava bene anche per tantissimi altri campi. L'epoca di quel tempo, soprattutto in Italia, era che i matematici avevano trovato un campo fertile per svilupparsi, Certo. che era la geometria differenziale. E giù ci sono andati dentro. Ricordatevi che Riemann è morto a Como, quindi vuol dire che frequentava l'Italia, ha avuto un'influenza. C'è stato quello, come si chiama? Beltrami. Ma ci sono stati tanti matematici italiani. La geometria differenziale la faceva da padrone, per cui ogni volta che tu scrivevi tipo ds quadro, qualunque cosa, un differenziale, era in geometria differenziale. I poveretti, Chi sarebbe? Ricci, Ricci ok. Curbastro e Levi Civita e alcuni altri che erano con loro, si sono trovati in una riserva indiana rispetto a tutti gli altri, perché tutti gli altri dicevano: ma cosa state facendo? No, noi abbiamo tutto questo fior fiore di roba bella che è la geometria differenziale, no? E voi venite a sporcarcela con questa roba algebrica che non si capisce cos'è, cosa non è. Perché fate una cosa così complicata quando noi possiamo fare una cosa visibile intuitivamente con la geometria differenziale? Capito? Sì, ho capito. E c'è stato uno scontro. Poi però uno di questi è Luigi Bianchi, nel 1902, scopre quelle che vengono chiamate le identità di Bianchi, che poi ci serviranno. Però queste identità di Bianchi le aveva già scoperte 20 anni prima Ricci Curbastro, no? E guarda cosa succede, che il calcolo differenziale assoluto, come lo chiamavano, o come si chiama adesso, il calcolo differenziale, l'analisi differenziale, no? Algebrica differenziale, è uno strumento che va bene in tantissimi campi della matematica, non soltanto per la geometria, e va benissimo per la fisica, Infatti va benissimo capito? perché Quindi risolve. non possiamo ridurre uno strumento così generale come il calcolo tensoriale al fatto che sia geometrico e basta, perché lo impoveriamo. Ecco, e quindi basta, tutto lì. Basta avere accesa questa lampadina, poi fate quello che volete. È chiaro che uno per capire le cose ha bisogno di interpretarle, il modo migliore è vedere la geometria. Quindi lui dice: ma io vedo che se faccio il prodotto scalare di tutte le basi, ottengo il G, K come... Certo, è l'interpretazione geometrica, ma il G, K non è solo quello. E se ti leghi a quel fatto lì, perdi qualcosa, che adesso non si vede cosa perdiamo. Va bene, quindi però va bene così. Allora, le GK costituiscono un tensore covariante, lo si chiama tensore metrico. Due tensori, AK e BK, sono detti inversi se, quando li contraiamo, otteniamo delta di Kronecker, vedete? Che è la matrice identica. E quindi, vedete, è come dire A per B uguale 1, allora A e B sono uno inverso all'altro. Siete? In particolare si chiama tensore metrico controvariante il GK, che è l'inverso di GK, vale a dire che GK basso covariante per GKL alto mi dà delta LI, quindi è vero. Una grandezza vettoriale fisica, si può scrivere in coordinate spazio-temporali covarianti o controvarianti, è indifferente. Le sole quantità in grado di legare, che cosa però è diverso? La rappresentazione formale, perché la componente di quella grandezza fisica in modo covariante può essere facile, per esempio 1 su R. La componente omologa controvariante può essere una formula della Madonna. Quindi allora uno dice: cosa uso? Uso la forma che mi serve meglio, che è più facile, no? Però le sole quantità in grado di legare le
quantità covarianti con le quantità controvarianti, le une alle altre, sono le componenti del tensore metrico. E allora in pratica il tensore metrico come viene usato? Viene usato come meccanismo per alzare e abbassare gli indici nel calcolo tensoriale. Per cui, se a K covariante mi rappresenta una grandezza fisica, io posso metterla in forma controvariante moltiplicandola per il tensore metrico. Vedete, GK per AK mi dà AI. Quindi Sì. No, oppure, no, ora, tra tutti i tensori metrici c'è un tensore metrico che per distinguerlo gli mettiamo, vedete, questo 0 qui, che è il tensore di Minkowski o della metrica minkowskiana che è o galileiana. G con lo 0 IK uguale G con lo 0 IK controvariante ed è questa matrice 1 0 0 0 meno 1 0 0 0 0 meno 1 0 0 0 0 meno 1. Questo qui è il famoso G K o eta. mi torni un attimo sopra dove dici che G serve per abbassare gli indici, perché tu hai questi qui. Sì, Per alzarli e abbassarli. perché tu l'hai detto. Questo è l'inverso, questo qua è così. Questo allora, è solo per andare a legare l'una alle altre. C'è questo passaggio qui, me lo sono dimenticato. Quale passaggio? La 16. Allora, la 16? Beh, se lo usiamo con questo è facile. Supponiamo di avere questo sopra, no? A 0. A 0 se lo moltiplico per GK è. No, quello lo veda è perché la 16. Come si arriva alla 16? Adesso me lo sono perso un attimo. No, ma. Era sopra, sopra, non sotto. Come fa la 16 perché G abbassa gli indici? Questa è la domanda. E al momento non riesco a ricordarlo. Allora, qui dice le sole quantità in grado di legare le componenti covarianti con le controvarianti è il tensore metrico. Quindi non è che qui non lo sta dimostrando, basta. è l'unico oggetto, è lui che fa così. Sì, no, sta cercando di ricordare com'è che si dimostra. Come compare? Come si dimostra questa cosa qua? Ma come si dimostra, nel senso che interpretazione geometrica abbia? Quello che vuoi fare? No, forse perché anch'io. Come si dimostra, appunto. Sì. Almeno in qualche caso. Ma l'abbiamo vista Ma sopra, io la no? vedo già qui, scusate. Questo oggetto ha K saturato? Quindi l'unico libero è I. Quindi questo oggetto è per forza un vettore. Poi che lo chiamo ancora A con Sì, la I. ok, però lì è semplice. E Invece cosa vuoi? dopo, Dopo, dove? Qui? quando... Qui anche. La stessa cosa. Hai K qua saturato, l'unico indice I è libero, è la I. Ogni volta mi sembra che torniate indietro, perché questa cosa l'abbiamo già fatta quando abbiamo fatto il 3. No, è che dove compare proprio il tensore metrico è un caso più complesso Ah, di quello di lì. loro due? Sì. Questo? Allora, ascoltate questo. Qui avete AIK per BKL che vi dà delta LI. Questo per due Io ho generici. capito come fare. Io ho capito, io ragiono così, se posso. Certo. A parole, solo a parole. AJ alto è uguale a G alto K alto per AK. Io allora torno indietro, interpreto G alto alto come il prodotto delle basi e mi torna, mettiamo che la chiamiamo E alto, E alto. Adesso a questo punto moltiplico a destra entrambi per E basso, per cui questo diventa delta e quell'altro torna come Dio comanda. Volete spiegare? Vediamo se questa è una logica. L'unica cosa che vedo io è questo qua. E lì è scritto A I alto
è uguale G, hai messo I alto, K alto per AK. Ora, questo qui in realtà io lo interpreto come EI per EI, per EI K. Scalare. No, scalare, Sì, questo è qua come base, AK, un prodotto scalare. se c'è un prodotto scalare, e questo qua è EI. Adesso a questo punto, questa è una EI, lo moltiplico da questa parte qui Per un per altro EI basso sì. a I alto e lo moltiplico ancora di qui per EI basso, dalla stessa lato, per EI alto, va bene, per EK alto, per AK basso. Non devi usare un altro indice? No, Invece perché deve perché saturare io? Vabbè. questo qui, questo qua è 1. E i E quindi trovi che passo. questo vettore espresso nella base bassa è uguale a questo vettore espresso nella base Interpretazione ovviamente. Ognuno di via l'interpretazione che vuole. alta. Sì, ma questa è la dimostrazione, non No, no, l'interpretazione. non è la dimostrazione. Allora Questo. dimostralo. You get Ma io non ho that? il No, ma compito di era. No, dimostrartelo. per carità. Ora tu, no, tu puoi benissimo non dimostrarmi, non mi dici, lo posso dimostrare altrimenti. Io ho fatto un tentativo di mostrare tutto lì, non è che sto cercando di rubare niente a Però nessuno. intendo dire, quel Comunque, tipo di è passaggio chiaro, lì è è chiaro, vincolato. no? Ti è chiaro così? Allora va bene. Io cosa devo dire? Io non ti sto dicendo che questo è sbagliato, sto dicendo è È un giusto. caso specifico, però. No, 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 specifico. È Sì, dentro dentro un caso una specifico. disciplina che non è la fisica, che è la geometria. Ok, però descrive un solo caso di quello strumento lì che invece ha delle No, potenzialità. no, no, non un solo caso, si porta dietro il fatto che quella geometria, quale geometria è? Che tipo di geometria è? È quella dentro uno spazio Capito? Galileo, quindi Bisogna capire che tipo di sì, geometria è, quello se è tutta intendevo. varia oppure Tu dici di mettere una L qua, eh? Di solito si mette, no? Così qui ti viene la delta. Qua mi viene la delta, ma qua cosa mi significa fisicamente alla ELAI? Ah. Però è una storia del genere. Dai, va bene, tiriamo Allora, le formule della 16 danno il legame noto a 0 uguale a 0, quindi le componenti temporali non cambiavano segno, le componenti spaziali cambiavano segno. Questa era la regola che avevamo fino adesso, no? in avanti. Sì. Ogni volta che ci si serve di un sistema galileiano di coordinate spazio-temporali, si sa che esso può essere scelto solo in uno quadrispazio piatto. Nel caso di quadrispazio curvo, si dovrebbe dire, e sembra quasi la stessa cosa, ma non è, lo è, sistema di coordinate spazio-temporali galileiane in un elemento infinitesimo dato di quadrivolume, sistema che è sempre possibile scegliere. Che differenza c'è tra le due cose? Nel secondo caso, qui, questa parte qui, siamo a livello locale. La località c'è data dal fatto che siamo in un volume infinitesimo, in un quadrivolume infinitesimo. Qui invece siamo a livello di tutto lo spazio-tempo, no? Quindi globale. Per cui a livello globale il sistema è galileiano, a livello locale il sistema di coordinate è galileiano in uno spazio-tempo curvo. Quindi in uno spazio-tempo curvo il sistema galileiano globale non c'è, non c'è, e c'è soltanto localmente. Inadeguato. Non è inadeguato, non puoi farlo. Sì, è inadeguato Ah, segnamente vabbè. in questo No, caso. una cosa potrebbe essere inadeguata, però per approssimazione ci arrivi, capito? Allora, comunque, Sì, ho capito okay. cosa intendi. D'accordo, d'accordo, ho capito il concetto. Quanto detto riguarda altrettanto i tensori. Il passaggio tra le diverse forme di uno stesso tensore fisico viene eseguito tramite il tensore metrico dalle formule. Vedete che usiamo sempre la metrica. Allora abbiamo un vettore covariante, cioè un tensore covariante di rango 2, ALK. Vogliamo alzare l'indice L. Allora moltiplichiamo per GIL controvariante e otteniamo AIK con la I alta. Invece partiamo da ALM covariante basso e vogliamo andare in alti. Allora dobbiamo moltiplicare per due metriche.
cioè sempre la stessa, però con ordinamenti diversi, GKM, GIL, che saturano e lasciano liberi I e K, quindi abbiamo I, K, eccetera, se abbiamo più ordini, cioè nel senso che abbiamo ALM, Z e così via. In 3.3, nel notebook 3.3, è stato definito, in un sistema galileiano di coordinate spazio-temporali, lo pseudotensore unità completamente antisimmetrico EIKLM, che viene chiamato anche pseudotensore di Levi-Civita. Sì, che non mi ricordo più, però magari non è importante perché si chiama pseudotensore. Perché lui, se cambi il segno alle coordinate, Non si trasforma. dovrebbe cambiare, se è un tensore dovrebbe cambiare, e invece non le cambia, e viceversa. No, ma se, in generale lui quando non si trasforma, il suo trasformato è moltiplicato per J, è moltiplicato per una costante. Cerchiamo ma nel curvo, qui siamo nel piatto. Generale, il Infatti suo è sotto, trasformato è l'equazione sotto. nell'equazione sotto, la scariamo. Cerchiamo la sua espressione in un sistema arbitrario di coordinate spazio-temporali curviline e lo indichiamo con E grande invece che E piccolo. Quindi, siccome lui è di ordine 4, EIKLM. La notazione E piccolo IKLM riguarda come sempre Scusa, questo pseudotensore completamente antisimmetrico. Ok, adesso io vorrei capire una roba. I, J, L e K si muovono da 1 a 4 e basta, Vabbè, da 0 a 3. da 0 a 3. Non si può astrattamente definire questo oggetto con questi numeri che variano oltre al 3. Come no? Hai una varietà riemanniana di dimensione n, e allora Ok, e quelli li vanno fai fino a. muovere. Ok, domanda. Quindi a questo punto Però non c'entra l'oggetto. più con la relatività, perché la relatività sta dentro le Lo quattro so, dimensioni. era solo una curiosità, diciamo, accademica. In questo caso qui lo si può definire semplicemente così, che quell'oggetto vale 0 sempre, a meno che IJ e KL siano quattro numeri Però, diversi tra loro, punto. sì, però possono essere E diversi da hanno zero. segno, e in questo caso se i numeri sono diversi, hanno segno più o meno, a seconda della parità e basta, giusto? Sì, però poi forma covariante e forma controvariante devono pigliare Vabbè, un questo segno. però poi sì, questo, certo. Però questa è la definizione di EATO, no? E questo si chiama, questo qua è quello di Levi-Civita. Sì, l'ha Quello introdotto lui. no, no, ma quello con il J accanto. Cioè tra questi due qui. Il J c'è perché lo spazio è Sì, curvo. no, Se lo lo spazio so, non è curvo, non no. c'è Il J lo puoi J. sempre tenere, diventerà 1 o diventa 0. Ma la domanda mia è quello di Levi Civita, è la E piccola o la E grande? Di solito è quella piccola. Però Ah, io pensavo che fosse la quella per grande. estensione anche quella grande. Però cos'è che c'era Allora ho zero? capito cosa c'è. Basta. Cos'è che c'era? No, niente. Dai, io già sono Questo nell'esagramosi. fatto dello pseudo è perché non si trasforma effettivamente come un tensore, ma diventa quello per una costante che è data dallo Jacobiano. Allora io non so mai se quello di Levi Civita è quello moltiplicato o quello non ancora moltiplicato. Ah, ok. E ho fatto di nomenclatura semplicemente. Allora, cerchiamo la sua espressione in un sistema arbitrario di coordinate spazio-temporali curviline indicato da EIKLM. In notazione, cioè la notazione EIKLM riguarda come sempre le quantità che hanno il valore E0, 1, 2, 3, cioè quindi tutti gli indici diversi, uguale 1 perché gli indici sono alti, o E0, 1, 2, 3, gli indici bassi, meno 1. Tutto il resto è 0, a meno che non siano permutazioni di 0, 1, 2, 3, no? Allora vale sempre meno 1. Chiaro? No, se la permutazione Sì. pari cambia segno, viene. No. Se il numeratore invece di 0123 dopo di No, 1023 diventa cambia no. segno. Se questa qui, 0, 1, 2, 3, fai una permutazione, è ancora 1. Per le permutazioni pari, dici? Solo se lo permuti una volta, se lo permuti due volte diventa mai uno solo, rimane meno uno. Sì. Ok. Sì, no. Siano x' i delle coordinate spazio-temporali galileiane e xi delle coordinate spazio-temporali curviline arbitrarie. Quindi adesso le x', vabbè, puoi chiamarle vecchie, però sono galileiane. In virtù delle regole di trasformazione di tensori, si ha
che questo tensore, perché non mi fa niente, questo tensore si trasforma da questo tramite quattro trasformazioni, quattro derivate, no? E le derivate sono dxi su dx' p, dxk su dx' r, dxl su dx' s, dxm su dx' l. E poi questo è agli indici alti p, r, s. Dovrebbe essere un primo, ma non lo segniamo. Potrebbe essere scritto come grande primo, giusto? No, lui è piccolo. Sì, allora, ricapitoliamo. Cosa sono x'? Coordinate spazio-temporali galileiane. Quindi quella E grande in uno spazio piatto si chiama E piccolo. Quindi se tu ci vuoi mettere E primo grande va bene, ma l'E primo grande si chiama E piccolo, perché quello lì è uno spazio piatto. Sì, vabbè, ma comunque nella trasformazione tu dovresti, per analogia con quello che abbiamo fatto sopra con i tensori... Allora, sopra, quando abbiamo trasformato... Abbiamo messo il primo, primo. Okay. Qui dovremmo mettere ancora E grande primo. È quello che stavo chiedendo, sì. Ma l'E grande primo è la E piccola. Sì, vabbè, ok, abbiamo chiamato la E piccola, va bene. Si incasinerebbe. No, per me era più semplice come visione. Però avevamo appena definito. Sì, va bene, non siamo allora. Okay. Oppure, compattando, E grande IKLM uguale J grande e IKLM, dove questa E è quella lì, tensore di Levi-Civita, essendo J il determinante formato dalle derivate di XI di X'P. Quindi questo J è lo jacobiano, cioè lo jacobiano della trasformazione che fa passare dalle coordinate galileiane alle coordinate curviline. E qui lo mettiamo per esteso. J uguale, questo è un determinante. E come lo si costruisce? È la matrice delle derivate delle trasformazioni, no? Indeterminante. Questo jacobiano si può esprimere per mezzo del determinante del tensore metrico, GK, nel sistema XI, quello curvilineo. Scriviamo per questo la formula di trasformazione del tensore metrico. Quindi prima partiamo dal tensore metrico piatto, G0LM. Poi siccome trasformiamo due indici, due derivate, e quindi uno jacobiano, una matrice jacobiana formata da due derivate, è GIK. Uguagliando adesso i determinanti di questa trasformazione, e i determinanti formati da quantità che appaiono nei due membri di questa uguaglianza, cosa succede? Questo GK, il determinante, si mette le barrette, è uguale a 1 fratto G, perché GK è un controvariante, giusto? Sì. G senza niente è il determinante del G covariante, cioè di GIK col basso. Cioè abbiamo alto, quindi lui è 1 su G. Okay. Va bene? Sì. D'altra parte, il determinante del G0, che lo 0 vuol dire siamo nel piatto, vale meno 1, perché è il prodotto di tutti quei numeri, che sono 3 numeri negativi e 1 positivo. Fa il prodotto, quindi viene meno 1. Di modo che questo determinante, il determinante di questo, si chiama, uffa, si chiama J. Qui compare due volte J quadro. Di modo che abbiamo che 1 su G, il determinante di questo, è uguale a meno J quadro. Sì, andrebbe ricordato che il determinante del prodotto è il prodotto dei determinanti. Sono tutti questi giochi che non puoi fare, vabbè, giusto? Sì, è vero, il prodotto è determinante. Il determinante di un prodotto è il prodotto dei determinanti. Sì, no, sono tutto questo salto. Certo. Per cui J è uguale a 1 su radice di meno G. D'altra parte, guardate, questo non è immaginario, perché G è negativo, quindi meno G è positivo. Questa è la cosa che mi ha sempre stupito. Cosa? Questo collegamento tra il determinante dello jacobiano e il determinante della matrice metrica. Quindi vedi, della metrica. Il tensore metrico, il determinante del tensore... Non ho una dimostrazione specifica. Sì, ma quello che volevo dire, una volta me l'avevi detto, no? Ma vedi che è un pochino più complesso. Cioè, lo jacobiano è legato, tra l'altro. È legato, ma non è uguale. No, non è vero. Lo che è legato, mi stupisce molto, perché la trasformazione
Però è lo jacobiano della trasformazione, è il determinante dello jacobiano della trasformazione. Il determinante del, scusa, non è il determinante dello jacobiano, è lo jacobiano che è il determinante. Tu lo chiami così, scusa, io jacobiano intendo la matrice jacobiana. Quindi sì, perché è legato alla metrica, è legato alla metrica di per sé. Ah, sì. Perché lo jacobiano, la matrice jacobiana, perdono, è un tensore. Sì, è un tensore. Può essere appiattito. Appiattito? Se può essere trasformato a sua volta nello spazio, un tensore euclideo, nello spazio euclideo, ha un suo corrispondente nello spazio euclideo, puoi trasformarlo. Se tu hai una trasformazione che trasformi. No, non stiamo trasformando lo jacobiano. Lo stiamo facendo. Su due. Questa qua è una trasformazione, questa qua è proprio invece la metrica, la G. Quindi il fatto che la metrica, che è la roba intrinseca, sia legata al fatto a come tu trasformi uno spazio in un altro spazio, sono altro è curioso. Dai, non è ma è interessante questo aspetto, quello che stai dicendo tu. Siccome tu puoi prendere qualunque FI, quindi qualunque funzione per fare la trasformazione delle coordinate, che questa, che il determinante di questa trasformazione, lo jacobiano, sia legato alla metrica, mette insieme una cosa che dici intrinseca con una cosa estrinseca. Quindi la cosa estrinseca devi prendere, piegare, impacchettare per avere la cosa intrinseca. Sai che adesso io ti rompo le palle a mille. Perché devi aver bisogno di usare questa immagine qua così analogica, così intuitiva? La piegatura? Di sta piegatura, quando basta solo la successione dei concetti, tra il legame tra estrinseco e intrinseco, indissolubile. Sai cioè, perché? Perché nella storia, no, perché nella storia è avvenuto un fatto. Secondo me. Ti sto rispondendo, però è un autogol. Il mio... depotenzi quello che stai descrivendo se lo nomini con. Vabbè, però è un'impressione mia. Vabbè, dimmi. Torno su un altro. Perché non è il momento? Ancora un attimo su, ecco questo qua. Questa qua senza nome. È una trasformazione generale se ci metti un tensore di quanto in sordina. Andrebbe dimostrata il limite ad ora. Ma perché dobbiamo dimostrarla? In virtù delle regole generali di trasformazione del tensore, l'abbiamo qua. Qui l'abbiamo nel caso di un tensore a due indici, eccolo qua. No, giù, vai giù. Quella successiva. Noi abbiamo già questa. No. Poi, aspetta, quando abbiamo più indici, dovremo soltanto mettere più jacobiano. Non come siamo arrivati lì, là, quello dopo. Quindi non c'è niente. Come sì. Aspetta, ecco. Quindi, come tutto questo casino qui, si trova qua. Io non ho capito so che allora, è giusto, ma non capito. Pronti, lo ripeto. Primo fatto, qua c'è un tensore e qui siamo partiti da un tensore, va bene? Allora, quanti indici hanno i tensori? 4? Allora abbiamo bisogno di 4 trasformazioni. Di 4. Non c'è un problema. E ce l'abbiamo. Ora però, come si chiama? Ho cliccato e lui fa il suo casino. Come si chiama questo prodotto di matrici? Ecco, nella teoria delle trasformazioni, che possono essere trasformazioni di punto, trasformazioni di contatto, trasformazioni di superficie, trasformazioni. Nella teoria delle trasformazioni si chiama jacobiano, l'ha introdotto Jacobi nella prima metà dell'Ottocento. E quindi si chiama jacobiano. Allora noi tutto questo oggetto lo possiamo chiamare J, jacobiano. Metterci lo jacobiano. No, non è che tu hai preso questo oggetto. Sì, è lui. Allora, calma, ecco, come gli indici sono diversi? Dai, P, R, S, T che si chiudono su P', R', S', invece qua ci sono solamente I, J, K, L. Ma è J, K, L, K, L. Quindi è una cosa diversa, capito?
che quello là si chiami jacobiano, non sto dubitando quello, è che questo è il determinante di questo oggetto qua. No. Eh sì. Bisognerebbe dimostrare questo passaggio, e qua l'hai dimostrato, nessuno dice nulla, non è che ti deve poter dimostrare tutto, ma qui non l'hai dimostrato tutto lì, giusto o sbaglio? Sì. Cioè, quindi questa frase non è sufficiente, lo jacobiano della trasformazione è questo qui, io lo vedo, perché, non, perché mi dici che non è quello lassù? No, che quello sono jacobiano, non lo sto mettendo in discussione, quello è il, sì, sì, quello che chiamano determinante di jacobiano. Tu stai dicendo che di jacobiani ce ne sono, ce ne devono essere quattro, quindi già è la quarta? No, 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 perché ci sono le chiusure. Quindi le chiamo chiusure, quindi non so, posso sapere di brutto che ce ne deve essere quattro, perché l'ha chiuso su E questa roba qua, l'ha chiuso su E, P, E, S, T che non trovi più, sì, trovi più E, c'è un, trovi avete e, visto che ho fatto un errore, c'è un errore, questa l'ho lasciata come L ma è una T. Ho capito, ma lì spariscono, capito, di qua rimane solamente A e K, non ci sono più gli indici... No, P, R, S, T, E... Eh beh, sono saturati perché da questo. Perché sono chiusi, certo. Ok. E quindi hanno stato fatto qualche cosa, chi adesso non mi ricordo, ma ci può dimostrare, secondo me. Anzi, sicuramente si può dimostrare. Però no, aspetta, lo è ovvio, adesso ve lo dico. Calma e sangue freddo. Avete visto che qui P, R, S, T... sono diversi da IKLM. Sì, certo. Invece qui sono IKLM, IKLM. Allora, scusa, non ho capito. Allora, qui supponiamo di metterci la I. Allora, qui viene I, e questo cosa diventa? 1. Quanto, perché abbiamo DXI su DX' I. Cioè diventa... No, non lo fai così facile. Mi sembra di ricordarlo, è più complicato. Comunque va bene, a me va bene. No. È che dobbiamo mettere questi indici a chiamarli IKLM. No, quella è una somma, non puoi metterli così. Come no? Lo puoi fare sì. Questa è altrettanto la somma, eh? Sì, ma qua questo I è un numero. Invece questi qua sono un casino di numeri. Quindi ci sono ben 8 indici, quindi capisci che hai un bel po', 8 per 4 fai 32, 4 per 8 fai 32 cose, e lì è un casino di somme, l'altra parte solo questi qua sono 4 indici, hai 16 equazioni di dentro, non una. Quindi qua sono 16 equazioni che da questa parte qua, ognuna contiene, di queste 16 equazioni, scusa, posso farti notare questo aspetto? Noi abbiamo EPRST con 4 indici e andiamo su EIKLM con 4 indici, quindi abbiamo bisogno di 4 trasformazioni di indici. Qui abbiamo EIKLM e andiamo su EIKLM, quindi non abbiamo nessuna trasformazione di indici, ci basta il determinante jacobiano della trasformazione delle coordinate. Punto. Continuiamo. No, ma va bene, lo so perché se qui ci metti E primo grande. Ma no, questo era un dettaglio proprio solamente di schermo. Perciò in coordinate curviline il tensore unità antisimmetrico di ordine 4 deve avere per definizione EIKM uguale 1 su radice di meno G EIKLM. Mi fermo un attimo. Perché era uguale a J? Qui era. Fino a qua non ci va bene, l'abbiamo già visto. Qui fai il determinante di questo e lo metti qui il determinante di questo. Qua metti un J, qua metti un secondo J e qua dentro metti uno perché questo qua dici che è piatto, va bene? E quindi ti trovi che
1 sui j è uguale a j quadro. Il segno meno, non ricordo dove ti viene fuori da qui. No, dal meno 1. Perché... non è un problema. E questo va bene. Ecco. Per cui dal tensore piatto al tensore curvilineo basta moltiplicare per 1 su radice di meno g. L'abbassamento degli indici di questo tensore si fa tramite la formula. Quindi se vuoi abbassare gli indici alti, così, ci metti g, le g, e però vedi che deve emergere qua il determinante, meno g e i KLM. Sì, per quello era uno pseudotensore. E quindi viene per le componenti covarianti che EIKLM basso uguale non a 1 fratto radice di meno g, a radice di meno g per EIKLM basso. That's good enough. Quindi c'è di mezzo sempre il determinante della metrica, la radice del determinante della metrica. In coordinate spazio-temporali galileiane, x'i, quindi quando ci mettiamo adesso il primo, in questa frangente, queste sono coordinate spazio-temporali galileiane. L'integrale di uno scalare su d omega primo, dove d omega primo cos'è? È tutto il quadrivolume, no? Che è proprio dx'0, dx'1, dx'2, dx'3, è ancora uno scalare. Quindi l'integrale di uno scalare su d omega primo è uno scalare. Cioè l'elemento di volume d omega primo si comporta in una integrazione come uno scalare. Vedi il notebook 3.3 che lì se ne parlava. Quando si passa in coordinate spazio-temporali curviline, allora il quadrivettore diventa xi. L'elemento di integrazione di omega primo bisogna trasformarlo in questo modo. Di omega primo diventa 1 su j di omega e quindi radice di meno g, perché 1 su j è radice di meno g di omega. Di modo che in coordinate curviline ciò che si comporta come invariante è radice di meno g in di omega, quando lo si integra in un volume del quadrispazio. E adesso c'è una nomenclatura. Se abbiamo che φ è uno scalare, la quantità radice di meno g per φ, che dà per integrazione su d omega un invariante, si chiama densità scalare. A volte. Vabbè, a volte perché... però adesso, perché era agli inizi che l'ha detto Landau, no? Quindi adesso sempre densità scalare. Allo stesso modo, radice di meno g per ai si chiama densità vettoriale e radice di meno g per ik si chiama densità tensoriale e così via. Quindi, quando lo moltiplichiamo quel tensore, quell'oggetto tensoriale, per radice di meno g, passiamo dall'oggetto tensore all'oggetto densità tensoriale. Puoi tornare a casa? Allora, questa cosa qua della radice di g, perché in realtà nel caso più semplice, cioè per il caso dell'intervallo spazio-temporale, tu avresti che la è un S quadro, giusto? L'S quadro sarebbe uguale a 0, va bene. Però se l'intervallo spazio non è nullo, mettiamo che sia anche positivo, ma può essere anche negativo, è proprio l'intervallo, quindi la separazione degli eventi al quadrato, per cui devi farne la radice. Per avere l'elemento di linea. Sì, ma qui non abbiamo l'elemento di linea. Io ho fatto un ragionamento per cui ho fatto l'ipotesi in cui stiamo diagonalizzando, che abbiamo solo la diagonale principale, quindi se tu moltiplichi a destra e a manca, oppure da una parte solo, come avete per uno, per certo, cosa, fai il prodotto dei quattro prodotto, cose, e quello, fai, è il quella, quello è il determinante. Ho capito, quella si chiama anche traccia, e quindi... No, la traccia è la somma. Stiamo facendo la somma. Perché no, dobbiamo facciamo il prodotto. Sì, però se tu a destra manca moltiplichi per un differenziale e quindi dici che siano tutti quanti 1-1, alla fine è la somma di queste quattro cose. Tu devi fare la radice, che è la lunghezza di quell'oggetto. Non è così. Ed è giusto. Allora mi torna, perché fai la radice di G. Che è proprio in questo caso particolare. La lunghezza è proprio la distanza tra i due punti. I guess so. Perché tu hai
l'hai messo alto o basso lì? Alto. Le G erano alte. G di K, va bene. E poi lo puoi moltiplicare per D X di basso, so che ti fa però, e D X di basso e K basso. Questo oggetto qui deve valere sempre, deve valere anche quando questo è uguale, sono uguali a 1 evidentemente. Anche quando? I di X sono uguali a 1, ossia quando sono proprio i versori di quella roba lì, quando tu ti muovi. Allora a questo punto qua hai che la lunghezza, il ds quadro, nella sua forma più semplificata, è proprio la somma dei g i alto e alto. Il prodotto. Perché la somma? La somma dei prodotti. La prodotto sarebbe. Il prodotto sarebbe. No, è la somma. Devi contrarre, quindi fare il prodotto e anche la somma. Siccome a destra manca, siccome se tu questi qua di a, di x, x li metti unitari, ti rimane di vabbè, chiamalo prodotto, non cambia niente. Come tensore è un prodotto. Sì, sono due tensori che facciamo il prodotto. Poi il fatto che c'è di mezzo la somma. Chiama contrazione. Poi che fai la contrazione. Se fai la contrazione ti rimarrà allora G11 più quadro, pardon, più G22 quadro, eccetera. Questa somma qua, io di cui sto parlando. Questo è proprio l'elemento di linea. Ma e dove sono finiti i differenziali? Li ho blindati, li ho detto uno a uno, sì. Vabbè, però questa cosa qua vale, se ho capito, solo nel caso semplificato. Sì, sì, io l'ho semplificato perché ho fatto un elemento di linea in modo da capire che questo è un elemento, che G, questo qua, questo G, questa radice di G, è un elemento di linea in realtà. Ma o no? È una forzatura. Pensarlo così, sì. Nel senso che se tu configuri il tutto nel caso deve valere anche con questo, quindi in questo caso ha un senso, punto. Sì. Poi tu lo generalizzi e dici va bene, allora quell'elemento lì ha anche, ci sono anche le altre componenti, ci sono anche i termini misti, se ci sono anche i termini misti, se ci sono. Allora vedi la curvatura, questo vuole arrivare a dire io. Ma vedi subito, sì, no, non vedi subito la curvatura. Volevi dire l'inverso, volevi riuscire a arrivare a dire che quello descrive l'elemento di linea, in sì, quel caso lì. Certo. Però capisci che... E descrive l'elemento di linea, almeno in un caso lo descrive. Sì, però è per forza che è così nel caso specifico, okay. Però questa cosa non è riduttivo. Vabbè, io non lo voglio più ripetere questo fatto qua, quindi va bene, se uno capisce così, gli va bene, cioè, ognuno ha i suoi meccanismi per capire le cose, quindi, però qui è un concetto molto più diverso, quindi non so se andare avanti o no. No, certo che andiamo avanti. Queste quantità danno un vettore o un tensore dopo moltiplicazione per l'elemento di volume di omega. Ma l'integrale, ecco, questo è... Scusa, dov'è che sei? Devo partire dall'inizio. Di modo che, in coordinate curviline, radice di meno g in di omega si comporta come un invariante quando lo si integra in un volume del quadrispazio. Ora, se φ è uno scalare, la quantità radice di meno g per φ, che dà per integrazione su di omega un invariante, si chiama a volte densità scalare. Però non è che a volte non la si chiama, cioè a volte non la si chiama e basta, ma quando la vuoi chiamare è una densità scalare, quindi è una densità scalare. Allo stesso modo, radice di meno g per ai si chiama densità vettoriale e radice di meno g per ai k si chiama densità tensoriale quando integrato su di omega dà un invariante, eccetera. Queste quantità danno un vettore o un tensore dopo moltiplicazione per l'elemento di volume di omega. Ma l'integrale del vettore AI per radice di meno g in di omega non può, in generale, essere un vettore straordinario, anche se sta dipendendo da un indice solo. Vedete? In quanto il vettore AI... Ricordate che c'è stata una trasformazione, no? Si trasforma diversamente da un punto all'altro del dominio di integrazione, quindi non si rispetta più. Questa cosa è un tema. E questo è il punto. G però, no?
Perché G cambia da un punto all'altro. Ma qui non c'è G la metrica, qui c'è G il determinante. Sì, quindi... anche lui cambia da un punto all'altro, no? Per forza, se cambia G, K cambia anche G. Ma scusa, se abbiamo appena visto che integrato radice di meno G per D omega ti dà un invariante, certo cambierà, ma cambia anche D omega, quindi l'integrazione quindi ti dà... Quello che rimane invariante non è la radice di meno G, ma è prodotto da radice di meno G per D omega. Cambia G, cambia omega ad ogni punto. È prodotto che rimane invariante, mi dici. L'integrale? L'integrale di tutto. Quindi la radice di meno G può cambiare di punto in punto. Questo è. Allora, la variabilità della radice di meno g non me la son posta come problema, però è chiaro che cioè, la radice di meno g dipende dal punto, dall'evento. Solo detto questo, diventa dall'evento, quindi g dipende dal punto, punto. Poi tutto quell'integrale lì mi dice che è invariante. Sì, però non, ma l'integrale non dà un vettore, non dà un vettore. Cioè, nel senso, quella roba lì non è un vettore. Se avesse due indici non è un tensore, se avesse tre indici sì, sì. Tutto ciò che è stato detto alla fine del notebook 3.3 per gli elementi di integrazione su una superficie, voi diligentemente andatevi a rivedere il 3.3, sì. Una superficie o una linea resta in vigore in coordinate spazio-temporali curviline, con la sola differenza che la definizione di tensore duale cambia un po'. L'elemento di area di una ipersuperficie definita da tre spostamenti infinitamente piccoli è un tensore controvariante antisimmetrico di SIKL. Si ottiene il suo vettore duale moltiplicando per il tensore radice di meno g EIKLM, perché non possiamo usare da solo EIKLM come facevamo, perché adesso lo spazio-tempo non è più pianto. Ora si ha radice di meno g di SI è uguale a meno 1 su 6, cioè meno un sesto, e alla IKLM di SKLM radice di meno G. Mentre invece l'altra formula è senza questo qui e senza questo qui. Però guardate che non si può semplificare, perché non è uno scalare messo lì. In maniera analoga, se DFIK è l'elemento di superficie bidimensionale costruito su due spostamenti infinitesimi, allora il suo tensore duale è definito da radice di meno g di f asterisco ik uguale un mezzo radice di meno g e iklm di flm, così si satura lm e rimane libero ik. Come si faceva prima, perché c'è quell'f asterisco lì, scusa? Quello lì è il duale. Ah, cioè, asterisco vuol dire che quello lì è la grandezza duale. Come si faceva prima, riserviamo le notazioni di SI e di F asterisco IK rispettivamente a un sesto IKLM di SKLM e un mezzo IKLM di FLM e non ai loro prodotti per radice di meno G. Le regole di trasformazione che le vedete, le andate a vedere 362 e 367 di diversi integrali, restano allora le stesse, poiché la loro dimostrazione presenta un carattere formale non legato alle proprietà tensoriali delle quantità corrispondenti. Nel seguito avremo bisogno, particolarmente, della trasformazione di un integrale su una superficie in integrale in un quadrivolume, teorema di Gauss, realizzato dalla sostituzione di SI, che è l'integrazione sulla superficie, che diventa integrazione sul volume, però quella parziale, cioè con l'integrazione per parti, d su dxi. Quindi l'operatore di SI diventa d omega d su dxi. Va inteso che gli elementi di SKLM e di FIK sono costruiti sugli spostamenti infinitesimali di xi, di x'i, di x'i, come sono definiti in 3.3, qualunque sia il senso geometrico delle coordinate spazio-temporali xi. Per questo il significato primitivo degli elementi di SI e di F asterisco IK resta in vigore. In particolare si ha come prima di S0 uguale, 0 è la parte temporale, no, del DSI, che diventa uguale al prodotto dei tre differenziali spaziali di X1, di X2 e di X3, che è il DV, che è il volume fenomenico tridimensionale. Manterremo come prima la notazione di V per il prodotto dei differenziali di tre coordinate spaziali.
Ma ora si terrà presente che l'elemento di volume geometrico spaziale in coordinate curviline non è più dato da dv, che è quello fenomenico, ma dal prodotto radice di gamma dv, dove gamma è il determinante del tensore metrico È spaziale. solo la parte spaziale. Sì. E adesso dobbiamo capire cos'è questo gamma, distanze e durate. No, però Fate male. cosa fate A interrompere. male? No, più che altro a me mi pulsa la ferita. E vabbè, No, però, fatela ma pulsare noi, ancora 10 minuti. va bene, ma noi mercoledì Ci prossimo. vediamo. Ah no, non ci vediamo? No, non posso, Va mi bene, dispiace. allora non ci vediamo. I'm so sorry, ma ho parlato con mia moglie, devo curarmi delle bambine, siamo in campagna, eccetera, eccetera. Allora, fatemelo solo cominciare per farvi vedere, perché Sì, questo, chiaro, chiaro. pensate che stasera ho detto tra di me, gli dico, sentite, non facciamo il 3 che è eminentemente geometrico, facciamo questo che è molto più fisico. Poi ho detto, ma non, no, perché poi mi sparano, mi dicono, ma cos'è questa radice di G? Allora, distanze e durate, perché è molto fisico? Perché finalmente... Adesso, avendo un pochino di quell'apparato, ma non avendolo tutto a disposizione, riusciamo a capire come si misura un intervallo di tempo e come si misura un intervallo di spazio. Chiaro? Non lo faremo Sì. tutto, facciamo solo una parte. No, va bene, ma io, cioè, alla morte, solo Ma che... poi la riprendiamo. Si è già detto che in relatività generale la scelta del sistema di riferimento non è limitata da niente. Questo è il punto. Questo qui è il principio di covarianza generale di Einstein. Le tre coordinate spaziali, x1, x2, x3, possono essere quantità arbitrarie qualsiasi, che definiscono la posizione dei corpi nello spazio. E la coordinata temporale x0 può essere determinata da un orologio che marca il suo tempo proprio. Si pone la questione di come determinare le distanze e le durate concrete a partire dai valori delle quantità x0, x1, x2, x3. Quel concreto vi deve far capire che si intende dire fenomenologia, cioè riportate alla fenomenologia del soggetto, no? Chiaro? Determiniamo prima il legame tra il tempo reale, che indicheremo con tau, e la coordinata x0. Quindi vedete, c'è bisogno di fare questo lavoro qui. Da x0 estrarre quello che per noi è il tempo. Sì, oppure passare dal tau alla spazializzazione del tempo. Sì, E è la beh, quello stessa sarebbe cosa. già x0. Ebbene, è lì che dobbiamo arrivare, no? No, è il contrario. Adesso abbiamo x0, dobbiamo arrivare a vedere x0 cosa ci dice rispetto al tempo. Quello che hai detto tu è il contrario ed è la partenza per arrivare a x0, capito? Perché Sì. noi, ricordi che in input abbiamo il tempo, siamo vincolati al nostro sistema. Per Sì. questo scopo consideriamo due eventi infinitamente vicini, quindi questo ragionamento Nello spazio-tempo, nello spazio. è due eventi infinitamente vicini. Quindi eventi, gli eventi sono... I quattro Ok, filotti che d'accordo. avvengono in un solo e medesimo punto dello spazio. Allora, l'intervallo spazio-temporale di S, ricordate una cosa importante. In grande non c'è il DS, perché lo spazio è curvo, No, solo in piccolo c'è il DS. integrale. Allora, l'intervallo spazio-temporale di S tra questi due eventi è formato da C di tau, giusto, no? Dove tau è l'asso di tempo reale tra i due eventi. Ponendo dx1, dx2, dx3 uguali a 0, perché siamo nello Abbiamo stesso detto questo punto, punto. nell'espressione generale di S quadro uguale a gk di xi di xk, si trova quindi, mi fermo. Adesso guardate un po', se invece volete sapere quant'è la distanza, uno dice, prendo di nuovo quell'oggetto lì, il DS quadro, e lì al dx0 lo pongo uguale a 0, giusto?
perché qui la parte spaziale l'abbiamo messa a zero e abbiamo ottenuto, ancora non siamo andati avanti, come si esprime la parte temporale, no? Mi verrebbe spontaneo pensare che per ottenere la parte spaziale si debba prendere l'elemento di linea e metterli lì dx0 uguale a 0, cioè la parte temporale uguale a 0. A me non sarebbe affatto venuto spontaneo, mi sembra. Invece non sarà così, perché da punto a punto varia il tempo. Vabbè. Allora, andiamo avanti. No, non andiamo avanti. Quindi abbiamo che quello lì è Ah, una. si trova quindi ds quadro uguale a questa espressione generale, che poi è uguale a c quadro di t quadro, che però di questa espressione generale si salva soltanto la Solo parte quello si sa, pura, certo. la parte pura, perché quella mista contiene la parte di x di spazio, C'entrano x0, c'entrano e dx a. quindi viene fuori che c quadro di tau quadro è uguale a g0 di x0 al quadrato. Quello che ci interessa è di tau, quindi di tau uguale 1 su c radice di g00 di x0. Questo è il modo come si passa dalla coordinata x0 al tempo proprio di quel sistema, mediato dalla radice di g00, cioè dobbiamo prendere la componente temporale della metrica, estrarre la radice quadrata, dividerla per c, la velocità della luce, e quello ci dà il tempo. Ok. E qui, siccome tutto dipende solo da un punto, cioè non da un punto, da Come da un x, punto? Solamente da G00, no, intendevo non dire. da G0, dipende solo da x0, D'accordo. da x0, possiamo fare anche l'integrazione su tutto lo spazio, cioè su tutto il tempo. È da quello che dipende. Da quello che dipende cosa? Che possiamo fare l'integrazione su tutto il tempo. No, lui sta dicendo che No. G00 non dipende dal. No, noi non ho detto niente su g00, ho detto qui l'integrazione è su dx0. C'è Ok. soltanto x0, cioè la componente temporale dell'evento, quella dipendenza c'è e possiamo integrare, capito? Sì, possiamo integrare, certo, questo l'ho capito. Ma questo integrale qua, questo tau qua. Questo G00 non è una costante, è tutto Chi ha detto che è rigoroso. costante? Stavo dicendo non è una Sì, costante, nessuno ha detto che era faceva costante. parte della frase, non è una costante. Quindi da qui usciranno dei bei giochi. Queste sono le relazioni che determinano il tempo reale concreto, o come si dice in relatività, il tempo proprio in un punto dato dello spazio in funzione della coordinata x0. Quindi ricordate che x0 può essere qualunque cosa. Poi gli fate questo passaggio e riottenete il tempo. È chiaro? Va bene, possiamo fermarci. Allora Sì, ci vedremo va bene, a settembre.